In occasione della ricorrenza di Sant'Anna, giornata in cui partono ufficialmente i festeggiamenti in onore di Sant'Emidio, patrono della città, è stato svelato il palio di agosto. A creare il drappo è stato l'artista ascolano Emiliano Albani. Il palio è una composizione pittorica piena di simboli, dove c'è anche la musica, il dipinto deve raccontare una storia. Prossimo appuntamento sabato sera per la suggestiva cerimonia di benedizione dei cavalieri e dei cavalli. Subito dopo, per estrazione, verrà stabilito l'ordine di partenza per la gara di domenica prossima al campo dei giochi. La Quintana di Ascoli è sempre più conosciuta in tutto il mondo. Vogliamo far vivere anche ai turisti la vita che si fa nei sestieri. Sono le parole dell'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana. Oggi abbiamo presentato il palio della Quintana di agosto, oggi nel giorno di Sant'Anna si aprono tutti i festeggiamenti in onore del nostro santo patrono, quindi si apre la settimana di grande festeggiamento per Ascoli e per gli ascolani, così come veniva fatto nell'antichità con i pennacchi appesi al campanile, era un segno di apertura della città a festa, quindi si apriva la città e tutti potevano rientrare per festeggiare il santo patrono. Così stiamo cercando umilmente di portare avanti la nostra identità, le nostre tradizioni anche religiose, e abbiamo lo scorso anno affidato le porte e le chiavi della città proprio a Sant'Emiddio, che è il nostro santo patrono, per noi è molto importante, per noi ascolani. Oggi abbiamo presentato il palio della Quintana d'Agosto, il palio realizzato da Emiliano Albani, un palio molto importante e molto profondo. Emiliano Albani, come dicevo nella presentazione di questa mattina, lo caratterizza l'interdisciplinarità tra le varie forme di arte, tra la musica, pittura e poesia, e quindi all'interno del palio si vede proprio questo accento musicale con le nostre torri medievali, quindi anche cercando di far emergere il suono della città attraverso la pittura. È straordinario, è un palio bellissimo, e quindi che vinca il migliore, e questa settimana ci godiamo i festeggiamenti e domenica saremo tutti al campo squarcia. Noi avremo la diretta su Rai 3, quindi anche una vetrina importante. Molte città in Italia ci hanno fatto i complimenti perché abbiamo organizzato quella di luglio in modo eccellente, con tutte le prescrizioni e norme anti-Covid, quindi stiamo diventando un modello italiano per eventi importanti. 26 luglio, una giornata importante per noi ascolani, oggi iniziano ufficialmente i festeggiamenti per il nostro patrono Sant'Emiddio, e la Quintana non poteva non esserci, quindi l'abbiamo voluta con tutta la forza e con tutta la responsabilità di portare avanti un gioiello prezioso come la Quintana. Abbiamo messo in archivio un'edizione che definirei storica, quella di luglio, dove non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo ricordato chi non c'è più, abbiamo ringraziato chi ha combattuto e combatte tuttora nelle corsie, e abbiamo segnato questa edizione come la rinascita per la città, come se la Quintana in qualche modo avesse voluto prendere per mano la città e portarla in una nuova vita. E sempre con questo spirito di responsabilità oggi ci apprestiamo appunto a presentare questo bellissimo palio e a vivere una settimana per noi quintanari definita santa, dove culminerà il sabato con la benedizione dei ceri e infine domenica, dove si correrà appunto, si giosterà in onore del nostro santo patrono. Per reverenza e devozione, viva Ascoli e viva la Quintana!